Ebbene sì, ragazzi, Habemus Milan. Eh sì, perché ragazzi, cioè, quello che abbiamo visto ieri è stato un Milan perfetto. E non venitemi a dire, ma si era l'Empoli, perché guardate che l'Empoli era a ridosso del Milan. L'Empoli ha fatto un sacco di buoni risultati fino adesso. E quindi il Milan, vero, giocava in casa, ma il Milan aveva delle insidie molto, molto, molto difficili da superare. Critiche dalla squadra, situazione di Teo, Milan che pareggia con la Juventus in una bruttissima partita e poi prende due gol dallo Slovan Bratislava. Il Milan arrivava da un momento meh, come sono stati tanti i momenti del Milan fino adesso. E il Milan che è andato in scena ieri è stato un Milan che mi ha esaltato, l'ho detto più e più volte in telecronaca, mi ha esaltato. Intanto scusate a tutti per la voce nasale, ma sono cotto, pieno di raffreddore, ma per il Milan non si molla niente. Ma il Milan mi ha esaltato perché per la prima volta, guardate, ancor più che contro il Real Madrid e contro l'Inter, ho visto una squadra quadrata, una squadra compatta, una squadra che lottava su tutti i palloni, una squadra che in difesa non ha lasciato nulla, una squadra che a centrocampo non ha lasciato nulla, una squadra che davanti recuperava anche i palloni. Tantissime volte ho visto sia Fofana che Morata che Leao recuperare palloni in zona offensiva e creare subito l'occasione da gol. Signori, è stato un Milan veramente perfetto. E vogliamo parlare di Emerson Royal? Emerson Royal da 7. Per la prima volta non pensavo che l'avrei mai detto, ma Emerson Royal che, signori, zitto zitto, 4-4, passettino dopo passettino, aumenta il livello delle sue prestazioni, deve migliorare ancora tantissimo, siamo d'accordo, non ha dimostrato ancora nulla, siamo d'accordo, però critichiamo sempre il Milan, siamo d'accordo, però possiamo essere felici per una volta del Milan che ha giocato ieri sera? Un Milan che ha fatto 3 gol e poteva farne molto di più, ma non è tanto, ripeto, la questione sui gol fatti, perché tante volte il Milan ha fatto tanti gol questa stagione e l'attacco sicuramente non è il problema. PS, per la prima volta ho visto Morata comportarsi davvero attaccante, giocare dove gli competeva e fare gol, sfiorarne almeno un altro paio. Questo come deve giocare Morata. Ma il motivo per cui io sono felice è proprio per la compattezza, per gli zero errori tecnici, per il gioco di squadra che ha fatto il Milan e anche per come Fonseca si è incazzato quando ha preso l'ammonizione perché il Milan non veniva fischiato neanche un fallo. Perché se si incazza così l'allenatore vuol dire che trasmette grinta ai suoi giocatori, trasmette la voglia di vincere, trasmette qualcosa che finora non aveva mai trasmesso. Quindi, signori, sì, oggi, anzi ieri, per la prima volta il Milan mette un mattoncino che deve essere il mattoncino della ripartenza, della vera partenza del campionato del Milan. Questo deve essere la partenza, non la partita con l'Inter, non la partita con Real Madrid, perché voi mi insegnate, voi me lo dite a giusta ragione, che quelle partite sono partite che si giocano da sole, sono partite dove le emozioni, i nervi e tutto fanno molto. È con l'Empoli che il Milan deve andare a vincere, dimostrare di essere una grande squadra, di voler vincere, di voler competere. E guardate Rafa Leao pur non facendo nulla di trascendentale comunque continua il filone di partite super positive. Reinders, ragazzi, Reinders cresciuto esponenzialmente. Habemus Milan, perché il signor Fonseca ha capito. Noi sono 2 mesi che glielo stiamo dicendo e questo è un altro discorso, ma meglio tardi che mai. Il signor Fonseca ha capito che il Milan in mezzo deve giocare a 3 con Musa, perché Musa ha aiutato Emerson Royal più e più volte, e quando anche Musa imparerà a essere più meno fumoso, cioè più concreto, meno cercare il numero di fino che poi magari sbagli se in zona difensiva prendi il gol, e allora sarà un giocatore perfetto per quel ruolo. Il Milan con questo modulo permette a Reinders di scatenarsi davanti e di non preoccuparsi dietro, perché ci sono Musa e Fofana, non c'è più solo Fofana, c'è arrivato anche Fonseca. Ho fatto un appello a Fonseca, ho detto: è possibile dalla prossima partita non vedere più stravolgimenti di formazione e proseguire così? Ora, non col Sassuolo in Coppa Italia martedì, perché chiaramente farà delle rotazioni, farà giocare Maggio Loftus, Chukwueze, Okafor che oggi era indisponibile, però da quella dopo con l'Atalanta io voglio vedere lo stesso Milan, anche perché se non giochi così con l'Atalanta ne prendi 5. E poi ragazzi, un attimo, da Crocevia Bergamo a Crocevia Bergamo, per l'ennesima volta l'Atalanta può essere il punto di non ritorno in positivo o in negativo, perché se Milan perde sotterra tutti i progressi fatti fino adesso, ma se vince, ragazzi, se vince, poi dopo c'è il Genoa,
se vince, prima della Stella Rossa in Champions, se Milan riesce a vincerle tutte da qui al 15 dicembre, e signori, occhio, perché il 22 di dicembre al Field di Seregno, quando saremo lì a festeggiare i 125 anni di Milan, non è detto che saremo costretti a festeggiare mentre mi mangio una banana questo, lo scempio di Milan che abbiamo visto fino ad oggi. Se il signor Fonseca finalmente l'ha capito qual è l'equilibrio che dà Musa, qual è l'equilibrio che dà questa formazione, il campionato è all'inizio, possono cambiare ancora tante cose. Ma ti stai esaltando. Signori, la partita che ha giocato il Milan ieri mi fa capire due cose. Uno, che il Milan nei suoi effettivi è forte, ma questo ne ho sempre avuto la certezza. E due, che se vengono messi con questo ruolo, con questa formazione, che noi tifosi, e qui è colpa di Fonseca grave, suggeriamo da sempre, in questi ruoli il Milan può competere per qualcosa di più. Forse sarà troppo presto, però a me rimane la partita di ieri, e la partita di ieri è veramente un grande, grande, grande colpo del Milan. Una squadra accorta, una squadra compatta, una squadra concentrata, una squadra che non ha lasciato un millimetro. Sì, la traversa di Malè, quella su una ripartenza perde il pallone, lì non è che ci puoi fare molto. In quella ripartenza hai rischiato, però traversa incredibile. Il Milan ieri ha giocato come deve giocare sempre. E se il signor Fonseca ha capito questa cosa e la smetterà di fare voli pindarici, cambi di formazione incredibili, questa deve essere la retta via. E un altro clean sheet dietro, la coppia Gabbia Ciao, che sembrava non ben assortita, che era meglio, sembrava fosse meglio far giocare Tomori Gabbia, in realtà Gabbia Ciao, signori, anche lì zitti zitti quatti quatti, si sta rivelando la coppia che finora, è vero, ha giocato meno partite, ma senza prendere gol di nuovo. Diciamo che io affronto questo inizio di settimana da domani molto più positivo, perché c'è del buono nel Milan. C'è del buono e il Milan, spero che Fonseca finalmente l'abbia capito e che quindi finalmente potremmo vedere un'evoluzione, non un tornare indietro di questa squadra. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, siamo ancora in tempo, il Milan finalmente ha trovato una quadra, vi è piaciuta la squadra di ieri, mi raccomando, bersagliate i commenti, noi ci vediamo domani mattina e fra poco gli highlights con Tiziano. Alla prossima!